Sì, oggi al di là degli avversari avevamo anche il campo che era difficilissimo, soprattutto il secondo tempo era quasi impossibile giocare, però è andata bene così, insomma, guardiamo avanti. Pari delle Clanese, adesso è più 4, quanto conta questo risultato e quanto conta quello che verrà sulla strada della Virtus? Nulla, nulla assolutamente, noi dobbiamo continuare a lavorare, il calcio è strano, imprevedibile, la Clanese sabato scorso, domenica scorsa ha fatto una vittoria straordinaria contro l'Accadia, oggi pareggia in casa contro il Grotto, il calcio è stranissimo, quindi noi rimaniamo con i piedi ben piantati per terra e sappiamo delle difficoltà che adesso andiamo a affrontare con queste due partite in casa, sia con il San Martino che contro il Montella, che sono due squadre che a questo campionato devono ancora chiedere qualcosa. Cambiano gli uomini anche per via di provvedimenti disciplinari e di turnover e di infortuni, però continua a vincere la Virtus. L'hanno soddisfatta oggi le prestazioni di Spica e Francipane, magari tra gli altri, quelli che hanno meno possibilità di partire titolari. Ma noi oggi abbiamo schierato 5 under in campo in partenza, ma noi abbiamo dei giocatori, una rosa importante, quindi durante la settimana lavorano bene, io li premio, ma poi la risposta me la dà il campo, insomma oggi Francipane e Spiga credo tra i migliori in campo, senza nemmeno il dubbio. Giuseppe Iandiorio, FC Avellino, è stata una partita difficile anche tecnicamente da giocare con questo campo oggi. Sì, partita difficile, giocata a ritmo alti, forse occasione a favore nostro, però la partita è andata così. Ci avete provato a mettere in difficoltà con quella capolista? All'andata finì solo 1-0, oggi è stato un 2-1 tirato. Riuscite a mettere in difficoltà squadre importanti? È una stagione un po' altalenante la vostra quest'anno. Assolutamente, con le squadre grandi giochiamo bene, invece con le piccole prendiamo in difficoltà. Però questo è il calcio, purtroppo è andata così.